Prova. Ok.
Buon pomeriggio a tutti. Come state, belli? Come state? Ok. Come state? In questo sabato, che fate di bello? Ditemi. Non può essere andata lontano. La troveremo. Ragazzina testarda. Si comporta spesso così? Non così. Non so cosa sta succedendo. Ok. Per chi se l'è persa la live scorsa, siamo arrivati dal fratello. Ciao Ste, ciao. Come va? Come stai? Non è andata lì. Aspetta un attimo che c'ho. Non so perché. Mi sento leggermente. No, mi fa piacere. Sto recuperando la live di ieri che non l'ho fatta perché sono arrivato, ho finito tardi a lavorare, quindi la recupero oggi. E ora andiamo a cercare la cara Eddie. Non mi ricordo la strada. Aiuta. Su, forza. Ah, di qua. Ecco, Impronte di cavallo, è nel bosco. Ellie, che ti è venuto in mente? diciamo che la live, il titolo della live, sono stato molto gentile, garbato, perché sennò Lì, altre impronte. mi Ok. stava venendo in mente un'altra frase che non so se Twitch me l'accettava. Quindi per sicurezza non l'ho voluto aggiungere. Ehi, wow! Ok. Ti copro io! Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi! Troppi, sì. Fai il giro, ti copro! Ma con quest'arma poi, che palle! Com'è andata poi ieri, Ste? Da dove? Perché qua mi sparano, ma... Non ho molotov, non ho niente, aiuto! Che sabotaggio del cazzo! Posso dirlo, l'ho detto. Ormai l'ho detto. Vado di qua, tu va a vedere là. Ma che cazzo? Mi accendo come un cerino. Eccolo qui. Sparpagliatevi. È bello che stanno colpendo mio fratello, ma a me. No. Troverò. Quindi, ok. Quanti sono? Non mi ricordo più. Qua ha detto parecchi, ma... Bisogna vedere se effettivamente sono parecchi, perché non... Eccolo lì. Ah, buongiorno. Ma questo è corazzato. No! Aia! Mamma, perché mi picchi con il ferro da stiro?
Ok. Eh? Vaffanculo! Vaffanculo, mi sono spaventato! Pensavo che era uno di loro! Dai! Ma si può? Minchia! Vaffanculo! È morto! Oh, sì! Che cazzo! E fammi prima a caricare! Allora, stavamo dicendo. Non posso, ovviamente. Controllo la zona. Il capanno. Ma ce n'è altri? Non ricordavo mica. Questo facciamo così, eh? Sembrava un cretino, ma... Vabbè, una morte molto... strana. Basta, no? Ah, ecco, no, lì, lì, lì. Vieni fuori, codardo. Ok. Mi ha chiamato codardo. Non doveva. Forse. No, i cavalli dovevo prendere. Sì, perché è andato. Lui è qua. Quindi avanti. Sì. Torniamo ai cavalli. Guarda qua i cavalli. Hop. Hop. Hop che hop. Ah, se comunque nei prossimi giochi, non so quando, prossimamente vedrai potete vedere anche le mie espressioni facciali, perché comprerò la webcam. E sarà molto divertente con i giochi horror. Una roba assurda. E ce ne saranno, eh. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. Ok. Dai. Forza. Ok. La zona sembra tranquilla. E si va. Però aspetta, magari... magari mi curo. Perché non mi ricordo più. Attenzione. Ellie. Controlliamo. Controlliamo. Ellie. Sono qua giù. Ok. Oh, Gesù Cristo. Ah, un altro medaglione delle luci.
Molto bene. Cos'è? No, non è. Ok, qua. Ah, questo. Ok. Spero di non beccare subito la cosa di Annie. C'è la camera, che altro. Devo controllare. Devo controllare ogni istante, non so. Non posso creare nulla, no. Vediamo un attimo. Ok. Bang, servono sempre. E basta. Ok. E qua metterò la magnum. Mentre qua l'arco. Ma quanti bagni c'è sta casa? Ammette. E che? Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È bizzarro. Alzati, andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Tommy conosce questa zona. No, fanculo. Meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate. Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi. So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy. Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. No. No. È lì. Stai facendo col fuoco. Taci. Da quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. E io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti, non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Ma dai, orbo! Ho fatto un po' di campo. Ok, dove sono gli altri? Va bene, dai. Ehi, circondiamolo.
Minchia, gli ho fatto saltare la testa. Porca vacca. Un mostro sono, hai che? Ok. Scusi. Fatti sotto. Ripeto, scusi. Si bussa. Ok, la casa è vuota. Torniamo ai cavalli. Aspetta, però io questa stanza non l'ho vista. È un altro bagno, ovviamente. Certo, perché... Via libera. Comunque in mano avevo una pistola, però. Vuoi una mano? Ce la faccio. Toccato per un tasto molto sensibile, c'è da dire. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Bigorz. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok. Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Ok. Sì, si chiama turnover. E se copri 10 yard, allora torni al primo down? Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Ah, non mi ricordavo più. Fermo, Callus. Che razza di nome è Callus, poi? Non è colpa mia se non hai chiesto il suo nome a Tommy. Callus. Che Kate. Non so, si lamenta del nome e manco ha chiesto. Nessuno di questi edifici sembra uno specchio. Andiamo nella zona centrale. Da lì vedremo il resto del campus. Però io non mi ricordo se qua effettivamente. Sta indietro. Ma andiamo. Non mi ricordo se ci sono degli infetti. Non ricordo nulla. Aspettate.
Resto con Callus. Oddio quel nome. Oh, l'arma che ho usato più in assoluto. Vieni qua tu. Sì, cazzo. Bruciamo sti infetti maledetti ora. Che bello. Ok. Ma non mi sembra che ci sia niente altro. Qualche banco di lavoro. Vediamo cosa abbiamo. Allora. Velocità di ricarica è questa per forza. Poi vediamo cosa fare negli altri. Velocità di ricarica per forza. Capacità caricatore lo alziamo. Qua invece no, facciamo qua capacità sempre di caricatore e basta. Aspetta, basta no, perché forse riusciamo a fare qualcos'altro. Ricontrolliamo il banco da lavoro. Come non detto, ah no, sì, però questo in culo. Capacità di caricatore. Ora sì che si ragiona. Vediamo un attimo. Ok. Ah, però non ho giustamente il proiettile. Qua non posso. Direi che... Tirati indietro. Andiamo avanti. È stato divertente. Dobbiamo cercare... Aspetta. Forza. Ehi, laggiù, è quello? Sembra uno specchio gigante. Vabbè, aveva ragione Tommy. Aspetta. Scendiamo dal cavallo. Quanti pensi che ce ne siano? Di luce, intendo. Ci vuole una bella squadra per un'operazione così. Credi che ci saranno i miei coetanei? Non lo so. Oh, che succede? Sembra un runner. Resta col cavallo, vado a controllare. Sei sicuro? Sì, non voglio che scappi via. Torno subito. Merda! Proprio yuppie. Ok. Mamma mia, qua ce ne sono troppi. Troppi, in effetti. Qua dentro, tutti qua dentro. Uno. Due. Tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque. No, quanto fa male allora. Vediamo se riusciamo a farlo start. Cosa che mi dubito, però. Aspetta.
Ramon Fiamme, il migliore amico di ogni Apocalisse, ci viene in aiuto. A posto. Ok. Nah. No, sbagliato. Voilà. Vediamo se c'è qualcosa da prendere che possa essere utile. No, non mi pare che ci sia qualcosa. Andiamo avanti. Davvero? Sì. Ti immagini essere lassù tutto solo? Sarebbe stato bello. Così, per dire. E tu? Cosa avresti voluto fare? Beh, quando ero bambino volevo fare il cantante. Ma smettila. Sul serio? Canta qualcosa. No. Avanti, non rido. Forza. Non ci credo. Joel. Per favore. Per favore. No. Wow, quelle sono scimmie. Sì, un sacco di scimmie. Siamo arrivati al pianeta delle scimmie, a quanto pare. Ok. Andiamo. È pazzesco. Non hai mai visto una scimmia? È la prima scimmia che vedo. Ok, un attimo che qui vuole. Forza. Sì. Ehi, guarda. Luce. Già, proviamo la porta. Oh. Torno subito. Arrivo. Ovviamente. Figurati se andava. Non vengo mai. Ok. Andiamo. Ok, non mi ricordo ora qua, mi pare che sia un pezzo terribile, credo, non ricordo, tanto, ok, aspetta, cosa c'è da potenziare qua? Ok. C'ho più mano ferma ora. Ok. Niente. Ok. Allora. Perfetto. Che dettagli, ragazzi, che dettagli. Aspetta, spori. Ok.
Non so dove, però mi fido, Joy. Ah, ecco. Che pollo! Ok. Arrivo, devo controllare una cosa. Ok. Andiamo avanti. Sì. Un bel problema ora. Anche lì c'è anche uno grosso. Ah,
Che due coglioni. Che non posso... Perché non posso accendere la luce, se no mi vedono. È un problema, avevo anche poche... Carichiamo. Un problema perché vedo quello grosso lì. Ok. Se riuscissi a fare tutto così, buon per me. Oh, ciao Matte. Come va? No, meno male, meno male. C'è un po' di alitosi. Il nemico, però. Ok. Come stai? Come stai? Dimmi. Ah, questo mi serve. Sono assolutamente, sono pazzi, perché? Per ora è un problema, c'è il grosso, c'è la bestia enorme. Come faccio? C'è la bestia enorme. Okay. C'è solo lui? Sì. Meno male, dai, mi fa piacere. Io se riesco prossimamente voglio prendere un po'. Voglio prendere tutto. Voglio prendere l'ergato, l'asta del microfono e prendermi anche la webcam. Quindi prossimamente potrete vedere le mie espressioni facciali e tutto il resto. Se riesco a prendere l'ergato mi piacerebbe portarlo, Zelda, sai? Mi piacerebbe portare sia Breaking the Wild e Skyward Sword. Nonché perché no, anche Mario Kart 8 Deluxe, che ce l'ho. Te brucio vivo! Non mi fai più paura ormai. Pezzo di merda. Ho sbagliato tasto. Sì, sì, bravo, che così poi non mi vedrete con la guida sotto mano a cercare vari ricordi. Perché quello lo voglio portare tutto, compreso le espansioni che c'ha. Quindi cercare un po' di vedere se riesco a trovare...
armature del DLC, perché no, anche appunto la prova della spada portare e addirittura persino la come si chiama l'altra prova, quello per avere un tuo colosso, diciamo, avere il coso del campione. Sì, te la impresto molto volentieri, Matt. Però adesso non mi ricordo come si chiamano le prove. Ah, la ballata dei campioni, ecco. Mi piacerebbe portare anche la ballata dei campioni. Che quella è molto figa perché ti sblocca dei ricordi, appunto, visti cioè, dei ricordi dei campioni. Ah, mi dispiace, Matte. Mi dispiace veramente. Reggerà. Peccato. Perché sarebbe stato veramente bello. Sai cosa mi piacerebbe poi anche portare? Magari non farlo tutto in live, ma ogni tanto, che ne so, portarlo per fare delle missioni secondarie o dei contratti. Mi piacerebbe portare anche Cyberpunk. So che ormai si è già visto tutto, però mi piacerebbe portarlo per fare vedere appunto dei contratti o missioni secondarie. Durano pochissimo i contratti, se non ricordo male, però sono belli. Ah, peccato perché quelli sarebbero stati fighissimi. Peccato. No, qua vedo dove sono entrato. È un vero peccato. Beh, però. Aspetta qua, la cosa. Aiuto. No, forse. Ma perché non mi ricordo un cazzo? C'è la finestra aperta? Sì. Non è qui. Ah, sono scemo. C'è un altro corridoio. Vedi? Altri infetti, sto bene. Apri il cancello. Quello che sto cercando di fare, Ali. Devo spostarlo? Dove lo devo portare? Io questa cosa non me la ricordavo. Non me la ricordavo di questa cosa. Buon pomeriggio a tutti, comunque, a quelli che stanno arrivando, buon pomeriggio. Mi dispiace ancora per mercoledì che l'ho fatta corta la live. Quindi oggi, poi ieri non l'ho fatta perché avevo. No, perché ho finito tardi di lavorare ed ero completamente cotto. Stavo anche un pochettino male. No, non credo. Perché mi faceva male la Perché schiena, non tengono gli infetti riuscivo vicino al laboratorio? a fare Bill niente. li usava come difesa, forse loro fanno lo stesso. Sì, lo vedo. Però oggi sto leggermente meglio. Niente guardie, niente di niente. Sì, mi aspettavo di Certo, vedere mi fa ancora qualcuno. male la schiena, ma non come Entriamo. ieri. Ieri era veramente molto doloroso, eh. Un dolore atroce avevo. Quindi ho preferito non farla. Comunque, Matte, ti piacerebbe vedere cose secondarie di Cyberpunk? Sei mai stato in questi posti? Cosa, un'università? Già. No, non da studente almeno.
Perché no? Ero molto giovane quando ho avuto Sara. Sei stato sposato? Per un po'. Cos'è successo? Ok. Troppo. Troppo. No, Ellie, non andiamo oltre. Gli sta dicendo le cose, ma sono pur sempre dei ricordi dolorosi, eh. Sono ferite ancora aperte, diciamo. Molto aperte. Ok, di chi è questa piastrina? Sarà meglio. Eric Grigos. Dov'è? Ho perso Ali? Boh, io ho perso Ellie di nuovo. È sparita. Scompare sempre sta ragazza. Ma porca vacca. A meno che... Ah, ecco. Niente, mi ero perso io allora. Vai, indietro. Dai. Ehi, guarda laggiù. Sì, sembra una via d'accesso. Ok. Quindi devo cercare qualcosa. Devo cercare qualcosa, non mi ricordo cos'era, però... Ah no, eccolo. Dove era un bidone? La mia memoria. La memoria di un bradipo. Ok, non era quello che avevo in mente, ma andrà bene. Ma va sempre bene, Joel, va sempre bene, su. Dai. Vai lì. Certo che questa ragazza è d'acciaio. Che... Ah, dovevo portarlo qua, mi pare. Non mi ricordo, ma perché? Non mi ricordo più un cazzo io, guarda. Ok. Possiamo andare. Era così. Sì. Di qua. Era bello grosso, eppure. Non l'ho visto. Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. Ora, non mi ricordo se ci sono altri infatti oppure erano persone. Devo guardare perché non mi ricordo niente. Aia. Allora, velocità di fuoco, direi di no. Sono buoni però. Non ne ho. Qua più velocità. No, facciamo velocità di carica. Velocità di ricarica che non basta mai.
Qua vabbè, facciamo in culo, dai. Diffusione, non ricordo quello. Dovrebbe reggere. Però. E andiamo. Aspetta. Cosa ho visto che è? Oggetti. Oggetti, oggetti, oggetti. Io direi di farci sempre le bende, perché alla fine, la modalità che sto giocando, le bende servono sempre. Ehi, Luci! Qui c'è la cura per l'umanità. C'è nessuno? Facciamo piano. Luci, motore e azione. Vedo qualcosa lì? No. Solo delle candele fatte anche abbastanza male. Toglio cuore, che non basta mai. Non ne ho coltelli, ne ho usati tutti. Ci siamo. Vabbè, ce l'avevo comunque in teoria. Ce l'avevo, ma non me l'aveva, non me lo faceva fare, boh. Buono. Ah ok, attrezzatore di livello 4, se non ricordo male. Perfetto, ritorniamo al banco di lavoro. Per migliorare di nuovo le nostre armi. Perché il livello era quello che ci serviva. Livello 4. Non era qui. Era qui. Che ovviamente alcune volte lo fa e alcune volte non lo fa. Salve. Sembra sempre l'ideale per lavorare. Ma va, l'ho usato anche prima, Joel, non è che direi però di fare questo. Capacità di ricaricare, cioè di caricatore, del caricatore. Poi cosa? Vabbè, facciamo velocità di ricarica su questo. E basta, perché abbiamo solo poche cose. Dovrebbe esserci abbiamo utile. Perfetto. Tanto io una salvatina gliela do. Non si sa mai. Ok. Ok, lì eccoci, lì eccoci. Era qua. Ci sono oggetti. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Tanto ormai abbiamo capito come funziona la cosa. Ok. Allora. È lì. Non posso creare niente. Non ci sono corpi. È un buon segno, no? Se scopriamo dove sono andati.
Aspettate, qui devo caricare. Perfetto, per prendere poi la munizione. Cosa da fare? Ah, velocità. La velocità, sì. Devo poi arrivare a 100 pillole perché voglio la vita. Voglio aumentare di nuovo la vita. Visto che, a quanto pare, la sprechiamo come non mai. Un mattone non mi serve. Qua dove siamo entrati, beh, in effetti le informazioni che ci ha dato nostro fratello effettivamente, da quello che si vede, erano qua le luci. Solo che poi se ne sono andati, non si sa per quale motivo, e ora siamo di nuovo appunto a capo, come eravamo all'inizio. Cioè, merda. La cosa si sta mettendo troppo male. Mi sto un attimo ok, quindi il fungo stava crescendo, stava crescendo e stava attaccando il cervello. Mortacci vostra, mi sono cagato addosso. Almeno non sono clicker. Sì, e non ci sono luci. Mi sarei. Beh, cagato. Magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Cerchiamo ancora, troveremo qualcosa. Ok, Ellie. Che cosa. Che frase è cazzo da dire? Ma oh, che ne so io. Ok. Però effettivamente ci sono state le luci, perché lì c'è un... Stai cercando le luci, hanno levato le teste. Cadavere. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri? Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Ok. Troverai là, che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Oh! Ok. Che diavolo sono? Ok. Dobbiamo andare poi all'ospedale, quindi da qui in poi le cose si complicano. E non poco. Si complicano un bel po'. Thank you.
Ok. Allora. Non importa. So dove andare. Usciamo di qui. Fai vedere che sei. Ma scusa. Oh, cazzo. E che cazzo? Madonna mia. Ellie! Sempre mezzo al cazzo sta ragazza. Due coglioni. Dai. Ma però giustamente. Quest'arma è buona, ma ha un solo... contiene solo un proiettile, che nonostante è un revolver, perché si vede, ma puoi contenere solo un... figlio di troia. Ovvio. Mi curo, facciamo sto pezzo, poi ci abbandoniamo. Perché ho da fare. Questo? Ma non l'ho aperti prima? Vabbè, sembrava che l'avevo aperti, ma a quanto pare mi sono sbagliato. Proprio ora, ovvio, no? Stavo... ah! No, 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 no. Voglio curarmi. Fatemi curare, per favore. Carichiamo. Tire. Queste Pokémon e Sion che ho. Porca vacca, Joel! Oh. Meglio loro che io, Ellie, perdonami. Mi saluti tanto. San Pietro? E ritorniamo. Di giù, no? Non mi ricordo mai. Facciamo le cose. Ok. Però mi dicono che va coperto bene, no? Pezzo di merda. Ok. Prendi il coglione. Oddio mio. Madonna, che scena! Che cosa devo fare? Ragazzi! Che scena! Che scena! No! Uno, due, tre! No! Tira! Raggiungi il cavallo.
Non vedo nessuno. Andiamo. Joel, come va? Sto bene. No. Puoi occuparti della finestra? Già. Ok. Cristo. Avanti, muoviti. Madonna. Ti vedo. Merda. Forza, amico. Bene. Resta qui. Aggiro lo stronzo. È lì. Erano i miei amici quelli che hai ucciso, stronzo. Vieni fuori. Piccola. Wow. Cavolo. Dobbiamo portarti fuori di qui. Guarda la... Il sangue sulla maglia di Ellie, una... Non stai bene, Joel. Il sangue su... Oh, madonna. Muoviti. Cioè, nessun altro gioco c'ha delle cose... C'ha qui dei dettagli nessuno. Così, Veloce. Sono dei dettagli veramente stupendi. Stai andando bene. Continua così. Cavolo, qui appoggiati a me. No. Puoi camminare? Sì. So. Wow. Wow. Avanti. Wow, wow, wow. Ecco l'uscita. Manca poco, forza. Ehi, Joel! Dietro di te. Cosa? Lì. Oh. Ragazzi. Oh merda. Piccola strozza. Madonna. Joel. Vieni, alzati. Metti il braccio attorno a me. Bene, andiamo. Giuro che se ti tiro fuori di qui, ti faccio cantare per me. Ti piacerebbe. Beh, glielo devi, dopo tutto, Joy. Ti sta letteralmente salvando. Apro la porta. Avanti. Che cazzo? Prendi il cavallo. Ok. Riesci a salire? Ok. Siamo al sicuro. Joel. Joel. Oh, merda. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza. Devi alzarti. Joel. E siamo già in inverno. Siamo entrati che non era neanche inverno. Stava cominciando a nevicare comunque. Quindi. Non durerà a lungo. Oh,
Lo spaventeresti. Ok. E ora siamo Ellie. Ma dov'eri? Eccoti qua. E basta. Salviamo qui. Ritorniamo al menu. Ok. Boh, è stata una bella live questa, perché ora qua si comincia veramente a evolvere la situazione di Joel e di Ellie. All'inizio abbiamo visto che si odiavano, nessuno dei due si fidava dell'uno dell'altro. Invece ora si sta sta prendendo una strada molto diversa da appunto da prima, che prima si odiavano, e ora piano piano stanno cominciando a diventare amici. Siamo riusciti ad arrivare dal fratello a farci dire dove erano effettivamente le luci. Effettivamente lì c'erano le luci, perché alla fine abbiamo visto anche il cadavere di una luce, ma e niente, se ne sono andati. Ora stiamo utilizzando Aldi perché Joel appunto è rimasto ferito. Quindi, se non ricordo male, questa sessione è tutta con Aldi, se non ricordo male. Poi al massimo, se sbaglio, me lo scriverete nei commenti su YouTube. E niente, passate una buona giornata, un buon sabato. Noi ci vediamo martedì, domenica non la faccio, mi riposo. Domenica riposo totale. Niente, ci vediamo martedì e andiamo avanti con The Last of Us. Con The Last of Us, stavo dicendo The Last of Us 2, no, è il primo The Last of Us. Niente, buon proseguimento di giornata. Ciao belli.